Allora, buonasera a tutti, siamo in compagnia quest'oggi nello spazio Certo Diritti con Gianmario Felicetti in una location molto particolare, dalla sua auto, forse ve ne sarete accorti. Diciamo subito che Gianmario è coautore del libro Certi Diritti che le coppie conviventi non sanno di avere e poi sei Gianmario anche parte integrante dell'Associazione Radicale Certi Diritti e responsabile della campagna Affermazione Civile, giusto? Sì, assolutamente, sì. Io seguo la campagna di affermazione civile sin da quando è stata fondata Certi Diritti e abbiamo avuto tutto insomma, una Prosieguo di serie attività. di. Sì, ci siamo sviluppati, diciamo, e l'iniziativa è cambiata e cresciuta in vari modi. E uno proprio degli esiti di questa campagna è stato quello di creare questo manuale perché abbiamo visto che affiancato a questo importante sostegno del principio di uguaglianza e quindi del diritto al matrimonio Sì. civile per tutte le coppie, però abbiamo notato che c'è proprio una carenza sia di consapevolezza da parte delle persone di quelle che sono le loro possibilità concrete nel costituirsi un minimo di stabilità di vita e soprattutto anche una carenza della conoscenza di quello che è un po' tutto il complesso legale su cui ci si può appoggiare anche eventualmente per riuscire a incardinare cause pilota che riescono a evidenziare discriminazioni particolari. Perché un conto è dire, vabbè, io voglio il diritto al matrimonio, un conto però è andare dal giudice magari per far capire che ad esempio io sto pagando più tasse di altre persone, oppure perché il notaio non mi fa questo documento, oppure perché voglio costituire un'impresa familiare e non mi viene permesso, e così via. Questa è tutta una serie di discriminazioni che possono essere evidenziate e poste, essere messe davanti al giudice e che quindi si riesce in qualche modo a raggiungere l'obiettivo finale, che è quello del diritto al matrimonio e la piena uguaglianza delle persone attraverso appunto piccoli passi, no? Che sono poi passi concreti che riescono a migliorare effettivamente la vita concreta delle persone. Possiamo dire anche che l'Associazione Radicale dei Diritti con questo libro ha sopperito anche a una mancanza che viene dal mondo della politica, perché quello del sostegno delle coppie di fatto, diciamo, non esiste proprio sotto nessun punto di vista. Assolutamente sì, lo possiamo dire perché prima di tutto leggendo questo libro si capisce che è vero che ci sono alcune autonomie private, diciamo non chiamiamole diritti veri e propri, ci sono una serie di mosse o comunque iniziative personali che i costituenti della coppia possono fare per rendere un po' più solido, no? Il rapporto di convivenza nel lungo periodo. Il discorso però è che appunto queste sono, sembra quasi che uno debba fare degli stratagemmi o andare a cercare dei cavilli, no? Pur di ottenere quello che gli spetta di diritto. E questo a dimostrazione del fatto che la legge, quindi il legislatore, non ha mai minimamente pensato di dare un minimo sostegno a queste coppie che convivono, perché non sono leggi pensate per i conviventi, no? Ma sono situazioni che si sono create, diciamo, come fosse un reverbero o un qualcosa che capita per sbaglio, no? E quindi, però, sono delle pieghe, diciamo così, della legislazione del tutto lecite, attraverso le quali, appunto, chi convive può darsi un minimo più di dignità. Aspettando ovviamente che ci sia un riconoscimento pubblico e giuridico pieno. A tal proposito, il ministro Fornero dice in un'ultima dichiarazione che ha fatto no al matrimonio fra persone dello stesso sesso, ma tutela dei diritti dei singoli. Tu in questo caso Allora, cosa pensi? diciamo che non voglio commentare minimamente Ah, ok. diciamo, l'aspetto politico di questa sua spanata, perché prima ha fatto una frase abbastanza positiva, no? Rispetto a quelle che sono le coppie omosessuali, dopodiché, per paura di ritorsioni da parte di effettivamente da chi in Vaticano è, come abbiamo visto, solito minacciare e ricattare, Sì. perché oramai è all'ordine del giorno della cronaca, evidentemente ha paura di ricatti e minacce anche la Fornero.
Il discorso è che ci mancherebbe che vengano tutelati i diritti dei singoli. Non so cosa vorrebbe fare altrimenti, vorremmo mettere gli omosessuali e anche qualcun altro magari alla gogna o in carcere, no? Perché non vorremmo neanche riconoscere i diritti dei singoli. Diciamo, i diritti dei singoli sono più che scontati e è vergognoso che venga ribadito che si vuole rispettare il diritto dei singoli. Invece, è abbastanza sciocca questa affermazione della Fornero se si considera che appunto sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno ribadito che qui si tratta di diritto della coppia e non di diritto delle singole persone. Evidentemente la Fornero è poco informata e appunto ha agito sulla paura piuttosto che sulla conoscenza e rispetto delle leggi della Costituzione. Più che mi stavi facendo fare una riflessione, spesso e volentieri ci dicono che parlando di leggi contro l'omofobia si creano dei, non lo so, delle categorie protette. Allora a questo punto, se si creassero dei diritti per i singoli, soltanto per singole persone, si creerebbero anche lì delle categorie protette, quando invece magari l'estensione del diritto al matrimonio per tutti sarebbe non creare delle categorie protette, ma un'unica, diciamo, non discriminazione a livello generale. Allora, riguardo alla creazione di categorie protette, ci sono già e sono previste dalla legge che sono appunto le persone cattoliche, i religiosi in generale, e le persone di diversa razza, ad esempio, diversa razza dagli italiani in Italia. E quindi non si capisce perché poi se invece uno picchia un ebreo perché ebreo ha l'aggravante, se uno picchia un omosessuale perché omosessuale. Magari alla fine trova anche un posto in politica e quindi diciamo queste cose qui non, assolutamente non hanno senso. Tra l'altro, qualsiasi cosa che sia diversa dalla piena uguaglianza e dal matrimonio civile per le persone omosessuali, se fatto proprio con l'obiettivo di dare qualcosa di diverso dal matrimonio, perché il matrimonio non si può, è un pasticcio. No? L'unica Certo. cosa da fare è creare il matrimonio civile per tutti e le unioni civili per tutti. Okay? Dopodiché i matrimoni religiosi ognuno se li gestisce come meglio crede. Magari ci saranno i valdesi che ci permetteranno di farlo e i cattolici no, con buona pace di chiunque. Certo. Relativamente poi invece all'aspetto del ricongiungimento familiare, una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che potremmo definire storica, ha permesso anche questo. Per una coppia, nello specifico, di persone dello stesso sesso. Sì, assolutamente. Allora, possiamo definirla storica perché, nonostante sia, è ancora una sentenza di primo grado e non è ancora chiaro se, questa sentenza verrà impugnata da parte dello Stato oppure no. Quindi potrebbe non essere definitiva e l'iter, insomma, potrebbe essere lungo. È storica perché comunque, nonostante tutto, è la prima volta che una causa da parte di persone gay di una famiglia omosessuale è stata effettivamente vinta, perché ricordiamo che le famose sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, pur avendo dato degli input e avendo impostato degli impianti giuridici molto a favore delle famiglie omosessuali, in realtà tecnicamente sono state delle sconfitte, cioè sono state un no alla richiesta originaria da parte dei ricorrenti. Invece in questo caso il giudice ha detto sì ai ricorrenti. E i ricorrenti cosa hanno fatto, appunto? Hanno fatto quello che dicevamo prima, attraverso il libro. Non sono andati a chiedere il riconoscimento del loro matrimonio, all'estero, però hanno detto pur non avendo. Pur non potendo avere il riconoscimento del nostro matrimonio, però dobbiamo poter avere la possibilità di vivere insieme in Italia, no? Attraverso un permesso di soggiorno europeo, fondamentalmente, e non attraverso un permesso di soggiorno da dover ripetere ogni tot anni, ogni tot mesi e tutto quanto, no? Quindi evitare, insomma, a queste famiglie vere e proprie una trafila burocratica che è solo crudele, oltre che inutile e irragionevole. Quindi è stato importante che il giudice ha proprio riconosciuto questa cosa. E un altro aspetto molto importante è che per la prima volta lo Stato italiano ha emesso un documento efficace, quindi con una efficacia, in cui viene riconosciuta una coppia omosessuale come famiglia. Okay? Quindi anche questo è un passo molto importante perché fino ad oggi non c'è mai stato un documento di questo tipo, mentre invece adesso finalmente c'è, l'abbiamo pubblicato sul sito e è veramente, diciamo, un primo passo, no? Che cambia un po', quello che c'era prima con quello che c'è dopo.
Certo. Un altro aspetto poi molto importante è quello che riguarda i figli e quindi diciamo la possibilità connessa a ricorrere anche alla fecondazione eterologa che purtroppo in Italia è vietata. Questo almeno per chi desidera avere dei figli, perché comunque la competenza di alcune coppie, io in una trasmissione precedente ho intervistato Giuseppina Ladelfa, diceva che comunque la competenza di una coppia può essere quella di voler dei figli e purtroppo bisogna andare all'estero per poter procreare. Assolutamente. Questo è. Allora, diciamo che il nostro libro parla proprio della vita di coppia a 360 gradi, ovviamente della vita di coppia di persone sia eterosessuali che omosessuali, perché l'Italia, lo ricordiamo, a prescindere non riconosce la convivenza di nessun tipo di coppia che non sia sposata, quindi non riconosce le loro famiglie. Il discorso dei figli in particolare è agghiacciante, nel senso che ancora ci sono addirittura discriminazioni, figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, oppure di quelli riconosciuti e non riconosciuti, ma soprattutto appunto anche il fatto che se una persona veramente va all'estero e ha un figlio, poi teoricamente per legge se qualcuno lo denuncia rischia fino a 1 milione di euro di multa. Diciamo, questa è veramente una legge, ma nemmeno medievale, no? Perché se consideriamo che ci sono corrotti e corruttori che praticamente cioè stanno libero, al limite pagano 5.000 euro di multa, no? Invece questi qui ne rischiano 1 milione di euro perché per aver voluto una famiglia, un figlio, cose che all'estero, appena esci dal confine italiano, sono assolutamente normali e che in realtà sono normali anche da noi, perché le famiglie con persone omosessuali che hanno dei figli oramai sono centinaia di migliaia. È agghiacciante il fatto che non solo non viene riconosciuto il diritto dei genitori ad avere dei figli, ma soprattutto non viene riconosciuto il diritto dei figli a vivere in una famiglia che sia, diciamo, che abbia un impianto di diritti civili consolidato. Quindi questi figli si ritrovano solo con un genitore, che se il genitore biologico poi magari ha dei problemi, non si sa che fine fa, deve fare questo ragazzo perché, o ragazza, perché appunto poi non gli affidano l'altra madre non biologica o l'altro padre non biologico. Quindi veramente queste cose segnano la crudeltà della legge italiana e delle persone che ancora pensano ai diritti delle singole persone. Tra l'altro, giusto per rendere un po' un attimo meno drammatico questa parentesi, forse faccio bene a starmi dentro la macchina perché io so che a Milano adesso c'è il Papa, no? Magari a dire tutte queste Ah, cose, gli vero, altri sì. Beh, fulmine, no? E almeno dentro la macchina il fulmine non mi fa niente, diciamo. ti viene a Quindi cercare, dici tu, mi scusa. funziona da parafulmine questa macchina nel caso che dica troppe cose che sono contrarie allo Spirito Santo, ecco. Ma poi guarda, d'altro canto ce ne stiamo rendendo conto anche adesso con gli ultimi scandali, di quello che c'è in Vaticano e di quello che magari si vuole nascondere dietro magari a qualcosa che poi è sotto gli occhi di tutti. Cioè, alla fine il negare la famiglia come unione fondata tra un uomo e una donna che debbono per forza procreare nella classica maniera mi sembra ormai veramente anche vecchio come stile, non so, La anche altri Cassazione ha modi. detto che è totalmente superato comunque come concetto, l'ha detto anche la Corte di Cassazione, quindi Come Stato assolutamente non ha dovremmo essere senso. Poi, laici. assolutamente. Poi adesso qui a Milano si sono inventati questa nuova parola, la famiglia normo-costituita, che non lo so, sembra quasi essere un pezzo di un'enciclopedia, una cosa quasi robotica, no? La famiglia Che l'hai sentita normo-costituita. questa della famiglia Ha normocostituita, detto quindi è nuova. il nuovo cardinale di Milano, che non ricordo nemmeno come si chiama, e ha detto questa cosa qui, no? Per aprire questo grande evento della famiglia. Mentre invece le famiglie sono molte, per fortuna, e sono libere, nonostante tutto, e sono piene d'amore, no? Quindi, e ovviamente anche piene di problemi, per carità, perché poi sono famiglie che si uniscono, che si dividono, in cui magari ci può essere anche la violenza familiare. Noi nel libro affrontiamo anche questi temi, ad esempio, no? Perché la gente poi deve essere nella possibilità di tutelarsi in tutte le situazioni, quelle belle e quelle brutte, no? Quindi consiglio sicuramente questo libro poi a tutte le persone di qualsiasi tipo, perché almeno uno non può dire che non sa poi, no, come fare quando si trova in certe situazioni anche non volendo.
Diciamo che in questo libro io, vabbè, l'ho letto, ma poi consigliarlo è molto facile perché chi vuole tutelare almeno un minimo i propri diritti dovrebbe o andare da un legale, quindi pagare un legale per avere quei determinati consigli che invece voi date gratuitamente sul libro, a un costo veramente irrisorio che comunque sostiene l'associazione, poi parliamoci chiaro, perché è una delle poche associazioni che comunque fanno battaglia politica solo ed esclusivamente con autofinanziamento e non con sovvenzioni di altra natura. Ma io questo mi stavo domandando, cioè alla fine ci sarà qualcuno, probabilmente che un domani leggendo questo libro, adesso magari è uscito anche da poco, voglia far saltare fuori la sua storia, perché magari, non lo so, era un po' timoroso a raccontarla ed è quello che poi voi chiedete con affermazione civile, venire fuori e cercare di raccontare la propria storia di normalità. Sì, tra l'altro noi stiamo per lanciare a breve proprio un sito che un po' diciamo mostra dei contenuti sulla falsariga appunto dei contenuti del libro, ma che ha proprio lo stimolo di far uscire fuori sia le persone, no? Aiutarle un po' a capire la loro situazione, a confrontarla con quelle che sono le varie possibili discriminazioni che una persona subisce e si ha anche le competenze giuridiche degli avvocati, nel senso che poi alla fin fine per risolvere questa matassa, no? Che è questo grande numero di diritti negati, occorre da una parte consapevolezza delle coppie e delle famiglie che vivono una discriminazione, perché se uno subisce una discriminazione ma nemmeno se ne accorge, perché per abitudine ad esempio o per stereotipi, è ovvio che non lancerà mai un segnale, ma poi una volta lanciato un segnale, questo segnale deve essere raccolto non solo dall'associazione, che può essere l'Associazione Radicale Certi Diritti, ma anche da degli avvocati che abbiano le competenze, anche tecniche, ma soprattutto anche di impostazione, no? Per capire come trasformare una discriminazione in un'evidenza da poter dare al giudice, perché magari poi ci sono tanti avvocati che davanti a un caso nuovo, innovativo, rispondono: ma no, ma questa cosa è così e non si può fare niente, no? E invece questo libro serve anche per stimolare quegli avvocati che iniziano a riflettere sulle cose e dicono: però su questo caso si può cambiare qualcosa, si può pensare di fare questo passo, si può dire al giudice, no? Di impostare il discorso in questa maniera. Ed è così che poi le cose piano piano cambiano, come è stato ad esempio con appunto quella coppia di Reggio Emilia. Secondo te, adesso parlando appunto di avvocati e parlando di coppie, qual è la maggiore difficoltà forse per una coppia che si vuole rivolgere a un avvocato? Cioè, pensi che magari sia anche una questione di pudore, non so. Ma allora, le motivazioni sono molte. Diciamo che prima di tutto, appunto, la difficoltà maggiore è quella veramente di rendersi conto della discriminazione che uno vive. Io fino adesso sono stato in contatto in questi anni con, diciamo, 60-70 coppie e di queste qui veramente poche erano pienamente consapevoli, no? Della loro situazione rispetto alla legge. E in secondo luogo è ovvio che poi un conto è capire di essere discriminati, un conto è poi cercare di fare una causa che, essendo una causa pilota, comunque ha degli esiti incerti e ti pone in una situazione anche da un lato una situazione intima perché familiare, ma dall'altro appunto in una dimensione anche pubblica, no? E con un certo stress ci si deve affidare da un lato a un avvocato, dall'altro anche a un'associazione che, per quanto comunque il curriculum in certi diritti sia di assoluta serietà e tutto quanto, è comunque un passo che la coppia deve fare, no? Deve poter fare. Non è scontato dire voglio fare una causa pilota, perché già fare una causa è comunque un impegno. Fare una causa pilota è anche peggiore. Per fortuna fino al momento non ci sono stati deterrenti di tipo economico, perché queste cause comunque, essendo cause di diritto familiare, riescono ad appoggiarsi poi anche a quelle che sono le spese dello Stato, no? E quindi con gli avvocati che lavorano in qualche modo pro bono, riusciamo comunque a limitarci alle spese proprio quelle amministrative pure. No? Quindi in questo caso riusciamo comunque ad andare avanti. E queste sono le difficoltà principali.
Gianmario, siccome noi abbiamo anche la chat che interagisce con l'intervista, abbiamo Don Volpi che ci ricorda una cosa. Pisapia oggi al Papa dice: sono le diversità che definiscono i nostri tempi, diversità di cultura, di credo, di benessere, di possibilità di vita, diversità di razze, di colori e di speranze. Questo è tratto dal discorso rivolto oggi al Papa da Pisapia. Tu cosa pensi di questo? Di quello che ha detto Pisapia, che pare che insomma sia un discorso di Ma allora, diciamo speranza. che in questi giorni Pisapia ha fatto qualcosa che è del tutto innovativo nel panorama politico italiano. Se io penso a Beltroni, che non so, 10 anni fa andò dal Papa a baciargli la mano, inchinandosi a dirgli non si preoccupi, non faremo unioni civili, Vabbè. vedere Pisapia che proprio il giorno prima che arriva il Papa comunque ribadisce che se non sarà il comune a fare la giunta, a fare il registro delle unioni civili, le farà lui. Comunque è veramente qualcosa di assolutamente nuovo. Ricordiamo che stiamo parlando di un registro delle unioni civili di un comune che quindi, nella migliore delle ipotesi, nel quale fosse veramente ben fatto, fornirebbe comunque un limitato numero di diritti. Però in questo caso è proprio l'impostazione politica del discorso di Pisapia che mi è piaciuta molto, ma soprattutto perché appunto in Italia una cosa così sembra che sia un atto di coraggio mostruoso, mentre invece è semplicemente, prima di tutto, onestà rispetto a chi ti ha votato. E secondo, è anche proprio un modo di far politica, che all'estero è meno del minimo indispensabile, no? Però comunque in Italia rappresenta sicuramente una grande novità e speriamo che venga seguita anche da altri, anche da altri sindaci di altre città. Anche perché comunque è difficile che molte volte i sindaci si schierino nella difesa dei diritti, diciamo, delle persone omosessuali, ma poi in realtà sono diritti comunque di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, e lo fanno difficilmente proprio perché forse sono un po' asserviti a quel potere cattolico, dicevano, quel potere cattolico che comunque li porta a voti. È strano comunque che Pisapia abbia ribadito questo, cioè fa piacere sentirlo, e come dicevi tu, si spera che altri seguano il suo esempio. Ma ti faccio anche un'altra domanda. Milano come città, o comunque aspetta, forse c'è un'altra domanda? No, anzi, mi dicono che praticamente dalla regia ci rimangono pochi minuti, 2 o 3 minuti, quindi ti faccio una domanda brevissima, che comunque è molto importante. Tu pensi che comunque Milano sia una città omofoba, che comunque al contrario di altre città incentivi invece la vita e la coppia di due persone omosessuali, oppure no? Allora, io credo che il tessuto sociale di Milano non è assolutamente omofobo. La giunta che c'era prima di Pisapia era non omofoba di più, perché ad esempio se uno chiedeva un semplice patrocinio su un'iniziativa in cui c'era la parola gay, gli veniva negato e queste sono cose che veramente ricordano il nazismo allo stato puro. E uso la parola nazismo con cognizione di causa. E questa cosa qui passava completamente inosservata, diciamo, cosa ancora più pericolosa. Per fortuna adesso è cambiata anche la giunta, quindi io a Milano mi trovo bene, diciamo, anzi, Milano è una città, credo, più gay friendly d'Italia, o comunque no, la meno omofoba, chiamiamola così, perché comunque è ovvio che se vai a Quartogiaro devi comunque stare attento chiunque tu sia, forse, no? Non conosco, però leggendo, diciamo, andando un po' per stereotipi, però io andando in centro tengo per mano tranquillamente il mio compagno e non mi sento a disagio in nessun modo, diciamo. Comunque mi rendo conto che non ci sono motivi reali per sentirsi a disagio di solito. È ovvio che se poi ti capita la persona omofoba, ti può capitare in qualunque situazione, in tram, in banca, al lavoro, però questo non significa che Milano sia una città omofoba. A questo a mio avviso è così. Poi, ultima cosa, ci stiamo avvicinando al Gay Pride. Probabilmente si sentivo dire che quest'anno sarà molto più mesto e diciamo, sarà anche per la questione del terremoto, e sarà che comunque viviamo in un contesto politico molto particolare. Mi confermi questa cosa? Ma sì, io ho letto le notizie e diciamo che comunque
In passato si parlava di fare Pride in giacca e cravatta, ad esempio, no? Che ovviamente è un'idea che non ha senso. Questa situazione è diversa, si cerca di dare solidarietà e presenza, no? In una città che è vicina a zone terremotate. Quindi è ovvio che fare il Pride classico sarebbe comunque effettivamente un po' stonato. E secondo me, la mia opinione è che piuttosto che spostarlo, effettivamente è una mossa intelligente quella di dire allora lo facciamo, no? Festeggiando lo stesso, mostrando il nostro orgoglio, però magari dando un senso diverso a quello che facciamo, no? Perché poi nulla ci toglie che ci si può baciare per strada, che si può ballare lo stesso, andare vestiti strani o nudi, no? In slip, diciamo così, no, nudi, nudi. No, però questo lo si fa magari con la musica di Romagna Mia di sottofondo, no? Il che, se ci pensi, è ancora più eversivo, no? In un certo senso, perché rompe ancora di più gli schemi. Quindi, secondo me, è proprio una cosa bella, cioè riuscire a dare la solidarietà nella diversità è una cosa che, soprattutto in Italia, deve essere molto imparata, perché si tende a essere solidali attraverso gli stereotipi, i luoghi comuni e l'appiattimento dell'identità delle persone. E invece noi, secondo me, stando a Bologna, possiamo dire anche alle persone gay, terremotate, lesbiche e transessuali e di ogni tipo, che siamo lì con loro e che li aiutiamo a darsi uno spazio anche psicologico in cui dare e ricevere solidarietà per quello che sono, no? E quindi io appoggio assolutamente questa scelta, di chi ha organizzato il Pride e sicuramente andrò a Bologna e speriamo che con noi verranno anche tutte le nostre coppie di affermazione civile e tutti quelli che ci sostengono. Perfetto. Mario, io ti ringrazio davvero del tempo che ci hai dedicato e comunque invito le persone che vogliono iscriversi all'Associazione Radicale Certi Diritti, possono trovare tutti i riferimenti sul sito www.certidiritti.it e poi naturalmente a leggere e a comprare il libro, quello che è scritto anche da te, che sei coautore, che è Certi Diritti che le coppie conviventi non sanno di avere. E poi a questo punto tirare fuori l'orgoglio, non solo l'orgoglio gay, ma l'orgoglio italiano. Perché anche in queste situazioni bisogna essere uniti e bisogna essere vicini. Grazie ancora Gianmario Felicetti Assolutamente. davvero per il tuo tempo. Grazie a te, Riccardo. Ciao. Ciao.